Bene, andrò subito a vedermi Filo e poi ovviamente lo metto su se l'indicazione di nuovo è utile, che è un piccolo portale sulla creatività che sto gestendo da qualche anno. C'è un tema che mi sta a cuore in tutto quanto si è detto, e devo dire che passare da un portale strutturato è un momento importantissimo, perché le scelte vengono fatte se si è informati, se si è empowered, aiutati dalla disponibilità di alcuni studenti, strumenti, e ignorare la presenza degli strumenti significa fare più difficilmente, no? Ecco, però c'è anche un tema grosso di percezione del lavoro e dei lavori. Percezione presso le famiglie, percezione presso i ragazzi. Dal mio punto di vista qui ci sarebbe da fare qualche ragionamento, perché non si capisce come mai fare il liutaio deve essere meno chic che fare il commesso in un negozio di calzature del centro, quando la sapienza che c'è dentro l'arte del liutaio, o fare l'idraulico, è 100 volte superiore. Quindi bisognerebbe fare qualche ragionamento, e lo si potrebbe fare anche in maniera molto pragmatica e interessante, ma credo che sia giusto che non solo le conclusioni di tutto quanto detto oggi, ma un bilancio e una proiezione nel futuro vengano dal MIUR, quindi da Elena Ugolini, che è sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Ha praticamente coperto di appunti tutto il suo banco, e adesso sono curiosissima di sapere che cosa ci dice e quali fili tira.